È giunto ormai alla sua 18ª edizione il tradizionale allestimento a Piazza Armerina della cosiddetta tavolata di San Giuseppe, presso la sede del nobile quartiere Montemira, in via Floresta, che celebra la generosità e la devozione della comunità nei confronti del patriarca. Come di consueto, noi quest'anno abbiamo realizzato la 18ª edizione della grandiosa tavola di San Giuseppe, la cui devozione verso i confronti del patriarca San Giuseppe non è mai venuto meno nel corso di questi anni. A Piazza Armerina si rinnova la tradizione delle tavolate di San Giuseppe, che ormai da qualche anno, devo dire, hanno assunto dei livelli importanti. È un momento che incontra certamente la tradizione, ma è un momento che aiuta e serve a stare veramente alla propria gente. In questo caso specifico, il mio ringraziamento all'associazione del Nobile Quartiere Montemira, guidata da Filippo Ragusa, ma a tutti i soci per avere anche quest'anno, aver voluto contribuire a rendere omaggio al patriarca ed essere ancora più vicini alla propria gente. Quest'anno, come sempre, l'altare della tavolata è stato allestito con scrupolosa cura, mostrando con orgoglio le pietanze preparate ed offerte dalle famiglie dei fedeli insieme agli operatori della distribuzione alimentare e dai panificatori locali. Abbiamo voluto arricchire non solo la tavolata con il pane, ma abbiamo voluto arricchire con dei fiori realizzati tutti a mano. Sono realizzati di gomma eva e dietro queste cose ci vuole naturalmente un grande lavoro. Nella giornata del 18 marzo i fedeli si sono riuniti in preghiera dinanzi all'altare, partecipando alla veglia in onore del patriarca San Giuseppe, animata da Monsignor Antonino Scarcione, in presenza delle suore della Sacra Famiglia, con letture liturgiche che hanno immerso i presenti nel profondo senso di spiritualità. Quando veniva messo insieme la pasta e il lievito e si facevano le forme, quelle rotonde, le forme del pane, c'era la tradizione di tracciare sul pane un piccolo segno di croce per mettere insieme il pane, nutrimento del corpo, con un altro pane, il pane che dà la vita, il pane eucaristico, il pane disceso dal cielo. Ecco perché la celebrazione di oggi sarà ancora più ampia. Domani, oggi siamo alla vigilia, rievocherà le radici, la storia, la religiosità del nostro popolo. Il 19 marzo, fedeli provenienti non solo da Piazza Armerina ma anche da oltre i confini cittadini si sono radunati per visitare l'altare dedicato a San Giuseppe. La rappresentazione del pranzo della Sacra Famiglia, avvenuta a mezzogiorno, ha dato vita ad un momento di riflessione e di comunione ancora più intenso. Dopo la solenne benedizione della tavolata, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di condividere riflessioni sulla figura del patriarca, grazie alla lettura a cura di Don Alessio Aira e Monsignor Antonino E ricordiamoci sempre, ecco, nell'onore che dobbiamo al glorioso patriarca San Giuseppe, dei valori che le tavolate vogliono diffondere: il valore della comune appartenenza, della fraternità, della generosità e della condivisione. Il culmine della giornata è stato rappresentato dall'apertura della degustazione delle vivande a partire dalle 18:30 circa, un gesto simbolico di generosità che permette a chiunque di assaporare e portare con sé un po' del cibo offerto sulle tavolate in un atto di condivisione e solidarietà che va al di là delle differenze sociali e culturali. Fa piacere ricordare che in effetti la tavola di San Giuseppe non è solo un atto devozionale al santo, ma è un'espressione che la gente riversava ai più deboli, a coloro che non avevano la forza, le capacità, i mezzi per potersi addirittura cibare. E coinvolgevano allora le famiglie, tutte le strade, il vicinato, il parentato, tutti preparavano delle pietanze rigorosamente, si preparava di tutto tranne la carne, per portarla alla tavola di San Giuseppe. Ma c'era una tradizione, un vincolo particolare. Il vincolo era quello che chi cucinava la pietanza per la tavola di San Giuseppe non doveva assaggiare il cibo, in quanto il cibo che doveva stare diversi giorni, allora mancavano i frigoriferi e le celle adatte idonee,
andava a male se veniva toccato. Questa tradizione imponeva un rispetto verso il santo che con la sua benedizione faceva da tramite a Dio per i più poveri e i più bisognosi.